been a long time, baby. Yeah. All I want is you. Yeah, that's right. It's pretty simple. Buonasera a tutti. Un cordiale saluto a tutti voi convenuti e al tavolo dei relatori. Io comincerei questo nostro incontro di stasera con questa affermazione. La dislessia non è una condanna, nel senso che la dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento. I bambini che ne sono interessati non riescono, pur avendo un'intelligenza nella norma e a volte addirittura superiore, a utilizzare nella lettura i processi automatici. Per cui ogni volta che vedono una parola da leggere è come se fossero la prima volta. Succede a loro la stessa cosa che succede a un automobilista neopatentato. Cioè, ogni volta che si mette al volante deve fare tanta attenzione a tutto: i segnali stradali, le autovetture che sfrecciano il traffico circostante, il cambio delle marce. Poi, pian piano, tutte queste funzioni si automatizzano e si può guidare in modo competente senza dover avere un livello di concentrazione elevato su ogni singolo aspetto della guida e della strada. Chi è dislessico potremmo dire che rimane un neopatentato a vita nelle funzioni di lettura. Nulla diventa automatico. Ma questa è l'unica area difficoltosa, perché invece tutto il resto funziona alla perfezione. Spesso, per meccanismo compensatorio, questi bambini hanno abilità grafiche e motorie davvero superlative e anche un'ottima memoria. Oggi sappiamo che possono conseguire successo in ogni ambito e disciplina, necessitano soltanto di un metodo di studio e di apprendimento individualizzato e mirato a compensare la loro difficoltà di lettura. Se gli adulti che li amano e gli insegnanti credono in loro e nelle loro potenzialità e li sostengono nella loro carriera di studio, essi non presentano alcun problema sia in ambito scolastico che extrascolastico. Sbagliano i genitori nel considerare il loro bambino dislessico come un potenziale perdente. La considerazione negativa che loro hanno del problema rischia di compromettere l'autostima. Come genitore non si deve mai dimenticare che i propri figli danno grande importanza a ciò che mamma e papà pensano di loro. Quindi occorre farsi aiutare dallo psicologo e degli insegnanti a capire come i punti di forza e le competenze elevate del proprio bambino possono compensare i limiti imposti dalla dislessia. Occorre diventare il miglior allenatore e sostenitore del proprio bambino, che negli anni stupirà per i traguardi raggiunti, nonostante la dislessia, io direi anche grazie ad essa. Negli ultimi anni possiamo dire che l'attenzione al problema è cresciuta notevolmente e forme di collaborazione fra scuola, professionisti e genitori si vanno sempre più affermando. In questo contesto si inserisce il contributo offerto da questo incontro organizzato dalla Prologo di Figliano e dal Comune di Figliano, in cui l'argomento sarà trattato sia dal punto di vista scientifico, sia attraverso le parole, le emozioni di esperienze di dislessia in prima persona. E lo faremo attraverso la presentazione del volume Genialità intrinseche. La Prologo di Figliano è sempre stata attenta e sensibile alle problematiche sociali che afferiscono la sua comunità, scuola compresa. Per questo offre nel corso di ogni anno, oltre alle iniziative diciamo istituzionali, cioè di promozione del territorio, anche momenti culturali di riflessione su argomenti di interesse dei cittadini, e spesso lo facciamo attraverso presentazioni di libri. Il presidente della Prologo, Vito Filippi, si scusa di non essere presente, arriverà più tardi per portare il suo saluto. Accanto alla Prologo vi è sempre l'amministrazione comunale, che rappresenta un valido alleato e sostenitore delle iniziative della Prologo stessa. E lo è soprattutto quando sviluppiamo queste tematiche, diciamo, insolite, nel senso che non se ne parla molto come si dovrebbe. Passo la parola al sindaco Giuseppe Nella per un suo saluto. Buonasera a tutti. Scusate se prima di portarvi il saluto vi preannuncio che io appena dopo il saluto devo andare via perché ho problemi di altra natura e quindi mi dispiace non poter ascoltare le relazioni che gli ottimi rappresentanti, le ottime rappresentanti del tavolo faranno. È un dispiacere che veramente vi porterò appresso. Io porto il saluto da parte mia e dell'amministrazione tutta, a tutti quanti voi, che
diligentemente e sempre responsabili, come in altre occasioni, siete presenti a questa manifestazione. Purtroppo abbiamo un gatto noi qui a Filiano, lo ripeto da tanto tempo, lo ripeterò anche stasera, che la partecipazione a questi dibattiti, che sono non importanti ma importantissimi, data anche l'attualità della dislessia, non è molto, non molto partecipata. Io sono un ex dipendente ospedaliero e ho conosciuto, diciamo, l'iter della logopedia, perché prima in ospedale avevamo solamente una logopedista e qualche ragazza che magari era interessata a conseguire la laurea in logopedia era costretta ad andare presso gli istituti universitari di Bari, Napoli, Roma o Bologna e Milano. Poi grazie alla scuola e la facoltà di logopedia dell'Università del Sacro Cuore di Roma fu istituito il corso di logopedista, al quale hanno partecipato tanti bravi ragazzi e ragazze che hanno conseguito la laurea. Però, come sempre, i primi che hanno conseguito il titolo hanno avuto l'opportunità di essere inseriti nella pubblica amministrazione, altri invece sono ancora oggi in attesa di una collocazione, perché a Potenza è difficile, perché la pianta organica prima prevedeva solo un posto, poi hanno allargato, ma non è che hanno allargato questa misura, questa qualifica. E chi è che si è messo a fare la libera professione, forse diciamo riesce a sbarcare il lunario, altri invece forse sono ancora in attesa. Quindi, veramente sono molto molto dispiaciuto di non poter continuare ad essere presente questa sera. Ho detto prima alla professoressa Sant'Arsiero che, ahimè, io conosco la famiglia, non dico che siamo parenti, ma quasi, non la vedevo da tanto tempo, l'avevo scambiato per un'altra Sant'Arsiero, poi mi sono ricordato a quale ceppo di Sant'Arsiero appartenesse. Sono, diciamo, a conoscenza del fratello, dell'altra sorella non la conosco, quindi sono veramente dispiaciuto e vi chiedo scusa un'altra volta se mi vedete dopo il saluto che farà, mi pare, il dirigente scolastico, il professor Zaccagnino, lasciarvi e non me ne vogliate. Vi ringrazio, scusatemi e do buon lavoro. Grazie. Grazie Sindaco. La dislessia, dicevamo, è una difficoltà, è la capacità di leggere che ostacola il normale processo scolastico. Oggi l'espressione dislessico è usata in senso dispregiativo tra gli stessi studenti. Per noi significa semplicemente difficoltà nella lettura. Le difficoltà si possono affrontare e risolvere, non stigmatizzare. Bisogna sapere cosa e come fare. Il ministro della pubblica istruzione precedente ha detto: basta con robotici compiti per le vacanze, diamo liste di libri che i nostri ragazzi possono leggere, insegniamogli a leggere. Ora mi chiedo, la scuola di Filiano concorda in questo? Allora, nel dare la parola al dirigente scolastico Giovanni Zaccagnino, io ringrazio l'intero istituto, lui come prima e poi tutti i docenti, per la presenza e soprattutto per la collaborazione nell'organizzare questo incontro. Grazie. Allora, un saluto a tutti i presenti. Sarò brevissimo anch'io, perché voglio soprattutto ascoltare da chi in questo campo ne sa sicuramente più di me. Io ho letto il libro e devo dire che è un libro che sicuramente può essere un'occasione di riflessione, ma funziona, è aperto, può essere una utile occasione di riflessione, perché intanto in questo volume ci sono concetti scientifici importanti che vengono sottolineati, se non ricordo male, alla fine, soprattutto alla fine di ogni capitolo. E chiaramente il problema della dislessia, come già diceva Vito Sabbia, è un problema che, come ha detto pure il sindaco,
è un problema che emerge sempre di più, probabilmente, sicuramente è un problema che c'era anche nel passato, però evidentemente adesso si riesce meglio e più rapidamente a diagnosticarlo. Io vi posso dire che nella scuola le segnalazioni, le diagnosi su questo problema sono di anno in anno sempre più numerose e noi abbiamo, credo in tutte le scuole d'Italia, il problema è affrontato con molta serietà, con molta attenzione. Siamo molto attenti a mettere in atto gli strumenti, le strategie, i provvedimenti che si possono prendere, ad essere attenti a dispensare i ragazzi là dove vanno dispensati, a dare loro anche strumenti compensativi, ad esempio la calcolatrice quando occorre. Però dalla lettura del libro mi è parso di capire che questo è marginale, non è questo l'aspetto fondamentale. Certo, l'attenzione è importante, la consapevolezza del problema altrettanto, è importante che il bambino, che l'alunno, a seconda dell'età, si senta valorizzato e abbia autostima, e quindi anche gli aspetti psicologici vanno trattati adeguatamente, e credo che questo accade in maniera molto puntuale nelle scuole in generale, non penso solo nella mia. E dal libro emerge però un elemento importante di riflessione, secondo me, credo che ci siano dei genitori interessati questa sera, e allora io mi voglio rivolgere su questo punto. Si dice chiaramente che la scienza non è ancora, la medicina non è ancora in grado di risolvere il problema, cioè il problema non è curabile, il disturbo, diciamo, non è curabile. Per cui il soggetto affetto da questo disturbo deve impegnarsi particolarmente, più della norma, per riuscire, e dal testo, dal volume appare evidente l'impegno, la volontà, anche lo sforzo che l'autore ha messo per raggiungere certi risultati. Perché bisogna impegnarsi più della norma? Perché le difficoltà, gli ostacoli che questi ragazzi incontrano non sono, come ha spiegato Vito con l'esempio della patente, risolvibili una volta per tutte, ma essi vanno aggirati. È quasi come se si dovesse fare dei salti, o comunque sicuramente di trovare delle strategie diverse da quelle normali per riuscire a superare i problemi. E ognuno di noi si rende conto che fare una cosa del genere è ben più impegnativo che leggere normalmente, che scrivere normalmente. E quindi con questo che voglio dire? Mi ricollego a un problema che forse soprattutto nella scuola secondaria di primo grado sta emergendo sempre in maniera più marcata, cioè il problema che molte volte accade che il ragazzo che ha la diagnosi di dislessia sì, ha tutte le attenzioni, tutti i riguardi, però si adagia, il ragazzo e molte volte anche la famiglia si adagiano sulla questione che il problema è riconosciuto, che esistono agevolazioni, che evidentemente certi ostacoli, e questo è positivo, non sono più percepiti come insormontabili, però a questo poi corrisponde un calo di impegno, un calo di forza di volontà, un calo di lavoro, di studio. E sia chiaro che senza l'impegno, senza lo sforzo, senza la volontà di raggiungere degli obiettivi, specie in questi casi, gli obiettivi non si raggiungono.
Quindi, quello, e con questo chiudo, quello che io vorrei che divenisse una consapevolezza, soprattutto nelle famiglie, che poi chiaramente i ragazzi, lo sappiamo bene, sono anche molto influenzati da quello che pensano i genitori, allora dobbiamo acquisire la consapevolezza che la diagnosi sì, ci agevola il percorso, ci dà delle garanzie, ci tranquillizza dal punto di vista psicologico, però se non c'è, se ad essa non segue un impegno consapevole, attivo, costante, impegno dico a scuola e a casa, perché anche a casa ci vuole impegno, insomma, se non consegue alla diagnosi questo impegno, i risultati purtroppo poi non possono essere eccellenti. Comunque io credo che ascoltando le relazioni, come diceva il sindaco, degli esperti, forse avremo anche molti più lumi e più conoscenze sull'argomento. Grazie. Come diceva il dirigente scolastico Zaccagnino, il volume c'ha una parte scientifica, ma soprattutto è un romanzo, una parte sostanziale, dirò. Grazie sindaco per la presenza. Dicevo, è soprattutto un romanzo, un racconto. Ora, la professoressa Carmen Sendassiro, docente di materie letterarie presso il liceo scientifico di Murphy, dall'alto delle sue competenze professionali, ci illustrerà l'opera dal punto di vista stilistico. Sarà collaborata da una studentessa del liceo, giusto? Carmen Fortunato, che ci leggerà anche due brani, e come sottofondo metteremo un video realizzato dai ragazzi dello scientifico in tema. Prego, a te la parola. Okay. Buonasera a tutti. Recensire il lavoro della dottoressa Romualdi e di Walter Carretta è stato per me un impegno emotivo importante e forte, oltre che ovviamente una lettura molto piacevole. Dicevo che è stato un impegno emotivo importante poiché non è semplice parlare di un testo vissuto, di un testo partecipato. I due autori oggi nella vita sono marito e moglie, però prima di condividere la vita coniugale hanno condiviso la problematica della dislessia, un disturbo dell'apprendimento che spesso induce gli alunni ad un abbandono precoce della scuola. Il lavoro dunque in parte è opera di fantasia e in parte è il racconto del vissuto quotidiano, il racconto dell'esperienza del protagonista. Il protagonista è Antonio. Antonio Lucani è un bambino quando nel 1982 il nonno Mauro si preoccupa per le sue difficoltà scolastiche e si propone di fargli da guida, così come egli stesso racconta. Dovevano essere passati quasi 30 anni, anzi, adesso che ci pensava bene, era certo che fosse il 1982. E seppur fosse in tenera età, non poteva dimenticare il clima che si respirava in quegli anni in una Lucania scossa da quel terribile terremoto. Nella sua mente erano ancora vividi i ricordi di quando suo nonno, preoccupato per le sue difficoltà scolastiche, si propose di fargli da guida nel labirinto di numeri e lettere con cui Antonio stava venendo in contatto, dei quali non si spiegava il motivo per cui fossero stati creati e, peggio ancora, che non riusciva affatto né a decifrare né a capirne il significato. Aveva quasi 6 anni e la visione della scuola che gli si parava davanti era talmente complessa che avrebbe scoraggiato chiunque. Come se non bastasse, si rendeva conto che, a differenza sua, i suoi compagni, anche se lentamente, progredivano regolarmente e questo contribuiva a distruggere già la scarsa fiducia in sé. Era proprio il continuo aumentare di questa disistima, dovuto spesso anche ai frequenti rimproveri che subiva e dagli incitamenti che riceveva da parte degli insegnanti, che preoccupava di più il nonno. In quel momento nonno Mauro si rese conto che bisognava far qualcosa per cercare di recuperare ed aiutare il bimbo nella sua odissea. Decise che forse avrebbe fatto bene ad integrare le lezioni scolastiche con delle ripetizioni sue, in modo tale da dare la possibilità ad Antonio di recuperare un po' del tempo perduto.
Forse i mezzi erano insufficienti, considerando i tempi, ma il nonno aveva due infallibili assi nella manica ed intendeva giocarli fino in fondo. L'infinita pazienza donatagli dalla natura e tutto l'amore che un nonno può dare ai suoi nipoti. Ma subito dopo il nonno tocca a nonna Angela venire in soccorso ad Antonio nell'incredibile odissea dell'apprendimento. Dunque, inconsciamente, suo nonno con l'alfabeto e sua nonna con il calcolo matematico stavano ponendo le basi della sua esistenza. Nonostante tutti gli aiuti, però, non tardarono ad arrivare gli insuccessi scolastici, che determinarono il suo ritiro dalla scuola. L'ingresso nel mondo del lavoro arriva così assai presto. Un dislessico, infatti, preferisce il lavoro alla scuola, ma medita spesso di riprendere gli studi. È quanto accade ad Antonio, la cui formazione umana, ma soprattutto scolastica, passa sia attraverso la dislessia, ma anche e soprattutto attraverso una serie di incontri e di eventi con persone che lo aiutano a sviluppare quei meccanismi compensativi che gli permettono di affrontare le difficoltà e gli impedimenti connessi al disturbo. È il caso di Annalisa, la fidanzata logopedista che, con amore e rispetto, lo invita e lo invoglia a riprendere gli studi e che, a sua volta, lo studia. Annalisa, dal canto suo, cercava di aiutarlo il più possibile e, disposta a sacrificare parte del suo tempo libero, gli organizzava lezioni e ripetizioni nel fine settimana. Antonio poteva vantare di un'imbattibile alleata schieratasi dalla sua parte. Durante queste lezioni, Annalisa non perdeva però occasione per osservare il metodo di studio di Antonio. A dirla tutta, era da giugno che lo osservava, ma adesso le sue osservazioni avevano campo libero e potevano spaziare in lungo e largo. Ne aveva provati e visti di metodi, era stata studente anche lei, ed ora ciò era parte integrante del suo lavoro. Ma quello di Antonio era un metodo strano, differente, ma al contempo validissimo. Spesso richiedeva un po' più di tempo e fatica, ma in compenso frequentemente gli rendeva intuizioni incredibili, che lasciavano anche Annalisa esterrefatta. Furono proprio quelle intuizioni che fecero nascere in lei qualche strano sospetto. Paradossalmente accadeva spesso che Antonio, pur avendo delle lacune, sviluppasse ragionamenti degni delle menti più brillanti. Tant'è che la genialità di tali affermazioni continuava ad essere ancora un motivo di sospetti da parte di Annalisa. Altri campanelli d'allarme erano già stati dati da Antonio tempo prima, quando confondeva la destra con la sinistra o il suo disorientamento nello spazio. Successivamente tali rafforzi si rafforzarono in Annalisa, che non smetteva di osservarlo alle prese con i suoi strani metodi di studio. Continuava ad ascoltarlo leggere a voce alta, rifletteva su tutti quegli appunti scarabocchiati qua e là sui quaderni ed esaminava le sue mappe concettuali, cercando di decifrarne il linguaggio. Nel complesso le cose andavano abbastanza bene. Oltre ad Annalisa, a fare da corollario ai protagonisti della storia, una serie di personaggi con ruoli diversi e con una valenza emblematica diversa. La famiglia tutta, i dottori a cui si rivolge, gli insegnanti, gli operatori della scuola. Ma l'incontro più importante di Antonio è l'incontro con se stesso. Conoscere il disturbo e comprenderne le problematiche che esso comporta significa superare l'ansia e crearsi una valida autostima. Infatti, è proprio quando Antonio scopre se stesso che decide di ritornare a scuola e con determinazione e forza di volontà consegue il tanto desiderato diploma. Finalmente ha espresso le sue potenzialità nascoste. È nata dunque una nuova consapevolezza è l'accettazione di sé e di quanto si è speciali, anche se si è costretti a convivere con un DSA. La lettura della storia di Antonio, descritta con delicatezza ricercata, permette anche ad un lettore profano di approcciarsi al mondo della dislessia e consente di capirne le sue sfaccettature e, perché no, i suoi pregi. Naturalmente, pur trattandosi di una storia vera, i personaggi e i luoghi sono inventati. Al termine di ogni capitolo sono state inserite le spiegazioni tecniche agli avvenimenti, ai comportamenti e agli stati d'animo del soggetto affetto da dislessia. Tuttavia, prima di chiudere questa succinta presentazione dell'opera, è doveroso fare un riferimento alla scuola, la scuola in cui io anche opero. La scuola che accoglie Antonio è una scuola impreparata ad affrontare questo tipo di disturbi. Nella prima parte della storia, dunque, la scuola non dà risposte al suo alunno,
non è capace di attivare i processi compensativi che permettono ai suoi allievi di superare le difficoltà che si incontrano. Ad Antonio inizialmente non risponde la scuola ma i nonni. Infatti Antonio rientra nel circuito formativo solo in età adulta, seguendo i corsi serali. Solo in questa seconda fase la scuola si riscatta, ma parzialmente, perché in un alunno adulto i processi compensativi sono ormai strutturati. In chiusura, un'ultima considerazione. Ho trovato particolarmente interessanti le indicazioni che la dottoressa Romualdi ha voluto fornire sul metodo di studio e su come esso può essere insegnato, sulle diverse tecniche di apprendimento e sulle modalità di acquisizione delle nozioni. Ritengo che possano valere sempre e comunque per i ragazzi affetti dal DSA, ma anche per tutti gli altri che faticano e più lentamente acquisiscono un metodo. È quindi un utile strumento per gli operatori, ma anche per tanti genitori che, come i nonni di Antonio, si inventano aiutanti dei figli e sopperiscono alle loro carenze. Oggi, grazie agli operatori del campo e grazie all'impegno di quanti si propongono di diffondere la conoscenza del disturbo, ritengo che sarà più facile per tutti approcciarsi a questa problematica e gestirla. Voglio chiudere il racconto con il messaggio finale preso in prestito dall'ultimo capitolo del libro. Cito: trovando un compromesso con il suo disturbo, Antonio riuscì davvero a realizzarsi come uomo e come studente, e nonostante avesse interrotto gli studi in età adolescenziale. E per concludere l'intervento, una nota stilistico-grafemica. Da un punto di vista stilistico, il libro è assolutamente originale nel suo genere, romanzo e trattato scientifico insieme. Sono infatti esaustivi i passi scientifici che corredano il racconto con dovizia di particolare e competenza. Inoltre, da un punto di vista grafemico, per le spiegazioni tecniche, l'autrice ha utilizzato un carattere diverso da quello utilizzato per il racconto, e non solo per un motivo estetico, ma per un motivo meramente medico-specialistico. Naturalmente per gli aspetti scientifici non compete a me soffermarmi, ma non ho le conoscenze necessarie. Per questo ci sono i professionisti che, seduti qui al tavolo con me, apriranno nuove prospettive di lettura. Grazie. Illustrato dalla professoressa Sant'Arsia, il libro di Walter Carrette e Isabella Romualdi, genialità intrinseche, l'adulto e la dislessia, reazioni, emozioni e sensazioni, è basato su una storia di vita vissuta. Racconta la storia del 35enne Antonio, che dopo aver ripreso gli studi, abbandonati in età adolescenziale, scopre, grazie alla sua fidanzata logopedista, di soffrire di dislessia. Così ha un inizio un viaggio a ritroso. Per questo viaggio io darei la parola ad Antonio Walter. Buonasera. Innanzitutto volevo ringraziarvi a tutti per essere... per essere qui, e vorrei ringraziare anche Vito Sabbia che ci ha aperto questa panoramica sul filiale. Infatti di sera che siamo la prima volta e me ne vergogno, siamo rimasti molto sorpresi dall'ordine e dalla pulizia del paese, davvero bel paese. Comunque a parte questo, niente, in pratica come diceva la professoressa Sant'Arsiero, come introdotto la professoressa Sant'Arsiero, io ho abbandonato gli studi in età adolescenziale, come è facile comprendere, come spesso accade a molti dislessici. Naturalmente non vi dico le storie in famiglia, i miei genitori, mio padre, mia madre, mio fratello, che lui già era iscritto all'università all'epoca, quindi insomma non condivideva assolutamente la mia scelta. E quindi c'è stata per lungo tempo, c'è stata questa fase di convincimento, però alla fine non hanno voluto sapere. Il verdetto, la punizione venne decretata da mio padre e mia madre. Va bene, allora non mandare a scuola, vai al lavoro. La cosa più bella che potessi sentire, in realtà effettivamente le difficoltà che ha un dislessico nello studio sono nulla rispetto a quelle che si potessero avere anche nel peggior dei lavori. Quindi alla fine un dislessico preferirà sempre e comunque andare al lavoro, il lavoro allo studio. Infatti se dovessi esprimere una parola per dire la dislessia, in primis la potrei descrivere con creatività. La seconda parola che potrei spendere a favore o contro la dislessia è proprio fatica, perché in realtà è quello che è, ma poi di questo ne parleranno anche dopo. Naturalmente l'approccio con il lavoro fu molto piacevole, fu abbastanza tranquillo, una vita lavorativa tranquilla, anche se più passava il tempo e più mi rendevo conto che effettivamente
avevo questa voglia di riprendere a studiare, ho sempre avuto questa, diciamo così, passione, forse più che altro era la voglia di riscatto, quindi riprendere a studiare, alla fine decisi, pur lavorando, decisi di iscrivermi al corso serale per poter prendere il diploma, quindi facevo il turno di mattina, tutte le mattine alle 5, ritornavo a casa, poi dalle 4 fino alle 9 a scuola, questo per far capire quanto qui possa essere faticoso, ancora di più studiare dopo, riprendere gli studi in seguito. Fu proprio in questa fase qua che Lisa, naturalmente, che fu dalla mia parte, che mi aiutò nello studio, mi indicò la retta via, diciamo così, per riprendere alcune materie che per me erano proprio ostiche. E fu in questa fase che si rese conto che effettivamente la mia non era soltanto la mancanza di allenamento, ma c'era anche dell'altro. E quindi decretò che probabilmente il mio disturbo, la mia difficoltà potesse essere un disturbo di apprendimento, la dislessia, quello che poi è la dislessia. Quindi insomma non vi dico all'inizio la frustrazione, perché giustamente questa parola dislessia è una bella un bel parolone, spesso terrorizza un po' tutti, a partire dai genitori, dagli alunni, ai bambini e quindi ai docenti anche. E quindi insomma c'è questa ricerca spasmodica per comprendere che cosa fosse la dislessia, quali potessero essere le conseguenze e magari anche gli aspetti positivi della dislessia. E fu proprio in questa ricerca qua che riuscii io a comprendere, perché Lisa già lo sapeva, per esperienza vissuta dai libri, per esperienza ereditata dallo studio, quando potesse essere importante una diagnosi precoce, la riabilitazione effettuata proprio la riabilitazione logopedica, un metodo di studio efficace, un metodo di studio specifico per ogni persona. E poi, infine, ma non meno importante, anche l'autostima. Perché infatti quello che tocca maggiormente il dislessico poi alla fine è l'autostima, il fatto di non riuscire a raggiungere obiettivi che altri raggiungono ed avere abbastanza intelligenza da comprendere che effettivamente avere abbastanza intelligenza da farsi capace di rendersi conto di questa differenza che c'è tra lui e i suoi compagni di scuola. Quindi alla fine li fa perdere completamente la stima in se stesso. Come già si è capito, poi inevitabilmente si abbandona la scuola. Naturalmente ognuno in questa fase, nel momento in cui viene, anche se non viene, se il soggetto non si rende conto di essere dislessico, ma in questa fase giocano un ruolo importante tante persone intorno al soggetto, intorno al bambino, anche l'adolescente. In primis c'è la famiglia che comunque occupa un ruolo importante anche proprio per infondere l'autostima. Poi naturalmente vi è la riabilitazione messa in atto dai logopedisti, generalmente dalle logopediste. E poi ci deve essere anche la scuola che in qualche modo deve sopportare anche il bambino, al fine di evitare proprio che abbandoni gli studi. Ed è un peccato perché, come stavamo dicendo prima, essendo il dislessico dotato di intelligenza pari alla media, in molti casi anche superiore alla media, quindi poi è la classica mente bruciata che non produrrà nulla né per sé e né per l'umanità. E quindi questo. Naturalmente, avremmo la piena consapevolezza di quale potesse essere il disturbo, di quale potesse essere i vantaggi e gli svantaggi, decidemmo di scrivere un libro proprio per far sì che il messaggio iniziale era proprio quello il messaggio iniziale che ci erano riproposti di mandare con il libro era proprio quello di mettere in pace la dislessia con il soggetto. Infatti molto spesso i genitori sono terrorizzati dalla dislessia, anche i bambini, però poi alla fine non è nulla di così grave. Mi ripeto, richiede comunque molta fatica per poter conseguire risultati che gli altri lo fanno in minor tempo possibile, in poco tempo, però questo ha anche i suoi aspetti positivi,
Infatti la fatica maggiore servirà in futuro anche ad allenare maggiormente di più il cervello. D'altronde il cervello, come un muscolo, si allena proprio faticando ancora di più. E da qui poi vi è la creatività del dislessico. E quindi in pratica decidiamo di scrivere questo libro e stranamente fu una proposta buttata lì per caso. Glielo dissi a Lisa: tesoro, ma perché non decidiamo di scrivere un libro? Scriviamo un libro proprio tanto per. Alla fine poi ci rendiamo conto che questa idea, questa scelta ci ronzava sempre in mente, ci ronzava, era come se qualcosa che non ci abbandonava proprio. E quindi poi alla fine decidemmo che proprio questo non abbandonarci dell'idea, ci siamo resi conto che forse era la cosa giusta da fare e quindi ci siamo messi all'opera. Lo abbiamo fatto tra tante difficoltà, perché insomma tra chi lavora, tra lavoro, studio, lavoro, insomma c'era una serie di situazioni un po' difficoltose, però poi alla fine siamo riusciti. Sono la coautrice di Genialità Intrinseche. Come abbiamo già sentito, questo libro parla di dislessia. Naturalmente bisogna capire bene che cosa significa dislessia. La parola fa un po' paura a sentirla, perché viene, con tutta questa sequenza di S, viene associata magari a delle parole come epilessia, anoressia, quindi ad una malattia. In realtà, proprio riguardo alla dislessia, ci sono dei miti da sfatare. Uno di questi è proprio che la dislessia viene vista come una malattia. La dislessia è un disturbo, non una malattia, quindi non c'è una guarigione, ma semplicemente una remissione dei sintomi. La dislessia è un disturbo che riguarda lo specifico ambito degli apprendimenti, quindi assolutamente non riguarda l'ambito intellettivo del bambino. Come diceva Walter, il bambino ha un quoziente intellettivo pari agli altri bambini normolettori e alcune volte addirittura superiore. Questo perché deve comunque fare delle strade alternative per arrivare alla soluzione del problema, anziché giungerci direttamente come può fare un normolettore. Da un recente studio è stato evidenziato che il bambino dislessico fa una fatica che è di 5 volte superiore a quella del normolettore. Quindi pensiamo, se per esempio un bambino normolettore legge una parola in 3 secondi, il bambino dislessico la legge in 15 secondi, quindi è una fatica di molto superiore. La dislessia rientra nel campo più ampio dei disturbi specifici d'apprendimento. Molte volte quando si parla di dislessia si associa direttamente a disturbi specifici, invece no, sono due cose differenti. La dislessia fa parte dei disturbi specifici. Gli altri sono la disgrafia, quando la difficoltà è a livello del tratto grafico, nella gestione del tratto grafico. La disortografia invece è una difficoltà a gestire l'ortografia, come la parola stessa dice, e poi c'è la discalculia, che invece è una difficoltà nell'ambito logico-matematico. Naturalmente c'è da dire che, non essendo tutti uguali, non esiste una sola dislessia, quindi alcuni bambini avranno delle caratteristiche piuttosto che altre, presenteranno delle difficoltà piuttosto che altre, e altri presenteranno delle altre difficoltà. Quindi quando si parla di sintomi, di caratteristiche della dislessia, si parla in generale. Le caratteristiche in particolare che il bambino dislessico ha sono la lentezza nella lettura. Infatti c'è un altro mito da sfatare, quello che il bambino dislessico non impara mai a leggere. Assolutamente no. Il bambino dislessico impara a leggere e lo fa però impiegando al massimo le sue forze. Impara a leggere, però avendo delle difficoltà maggiori rimane indietro, e quello che caratterizza la sua lettura è la lentezza. La lentezza è quello che permane anche nel dislessico adulto, quindi quando si va a fare una diagnosi differenziale, una delle caratteristiche che ci fa capire che c'è una dislessia è proprio la lentezza nella lettura. Questo succede perché viene a mancare l'automatismo, come diceva Vito, l'esempio della patente è proprio calzante al massimo, perché manca l'automatismo nella lettura.
e quindi il bambino rimane indietro, perde il segno, molte volte si distrae e compie degli errori. Questi errori possono riguardare delle difficoltà a livello del grafema, che è la lettera scritta. Quindi ad esempio può scambiare le lettere che sono foneticamente simili, quindi come suono, la B, la P, la F, la V, la T, la D, oppure delle lettere che sono visivamente simili, quindi la A e la O in corsivo, la B e la D in stampato minuscolo, la M e la N sempre in stampato minuscolo e così via. Altre difficoltà che il bambino può avere nell'ortografia, per esempio, sono le stesse che si riscontrano nella lettura, però può continuare a fare degli errori pur conoscendo alla perfezione la regola. Per esempio, può continuare a compiere errori nell'utilizzo della H, però se gli si chiede quando utilizzi la H, lui sa perfettamente la regola. Quindi questo è un altro elemento che ci deve far pensare a una difficoltà che non dipende dalla mancata acquisizione delle regole ortografiche. Per quanto riguarda la matematica, invece, le difficoltà presenti sono soprattutto nella memorizzazione delle tabelline e delle procedure di calcolo. Quindi, ad esempio, non riuscirà mai ad imparare qual è la prima cosa da fare nella divisione, qual è la seconda, qual è la terza. E un'altra difficoltà che si presenta nella matematica è nella gestione del numero zero, con conseguente poi difficoltà nel dettato e nella decisione dell'ordine di grandezza. Quindi se io per esempio ho detto un numero che è 25.004 e non so dove sistemare gli zeri, scrivo 254 e modifico completamente l'ordine di grandezza. Altre difficoltà connesse con la dislessia sono a livello temporale, quindi si può avere difficoltà nel riconoscere ieri e domani, prima e dopo. Altre difficoltà a livello spaziale, quindi sopra e sotto, a destra e sinistra. Oppure difficoltà motorie, quindi allacciarsi le scarpe, abbottonare i bottoni di una camicia, ma anche riconoscere l'ora da un orologio analogico, per esempio. Il problema più grave poi è quello del calo dell'autostima, perché se io continuo a commettere errori e gli altri miei amici non lo fanno e io mi impegno, continuo a commettere errori, lo faccio una volta, lo faccio due volte, lo faccio tre volte, penso di essere stupido, quindi la mia autostima cala, penso di essere diverso dagli altri e mi chiedo il perché. Questa forse era una prerogativa di Walter prima di conoscere quale fosse il suo disturbo. Per quanto riguarda poi invece le cause di questo disturbo, sono da ricercarsi a livello neurobiologico. Recenti studi effettuati con la PET e con la risonanza magnetica funzionale hanno messo in evidenza che quando un bambino dislessico legge, nel suo cervello si attivano delle aree differenti rispetto a quelle del normolettore. Quindi nel normolettore si attiva principalmente l'emisfero sinistro, che è l'emisfero della logica. Nel bambino dislessico invece si attivano principalmente delle aree presenti nell'emisfero destro, che è l'emisfero della creatività. L'attivarsi di queste zone differenti non vuol dire assolutamente che il bambino ha un ritardo mentale, assolutamente no. Vuol dire semplicemente che utilizza un altro modo di leggere. Come dicevamo prima, fa delle strade alternative piuttosto che arrivare direttamente. Ma l'attivarsi di queste zone differenti lo rende anche estremamente brillante, molto creativo e capace di trovare delle soluzioni alternative a dei problemi anche di vita quotidiana, soluzioni che magari a noi non vengono in mente. Non è un caso se molti dislessici famosi si sono distinti proprio in vari campi dell'arte. Pensiamo ad esempio a Galilei, pensiamo a Newton e al genio per eccellenza che è Leonardo da Vinci. La diagnosi di questo disturbo deve essere fatta soltanto alla fine della seconda elementare, inizio della terza, perché è in quel momento che il bagaglio culturale risulta acquisito. Prima potrebbe semplicemente essere un ritardo nell'acquisizione delle regole dell'apprendimento.
Quindi bisogna comunque aspettare questo periodo. È una diagnosi che però deve essere fatta in un centro comunque specializzato in equip e deve basarsi sul criterio della discrepanza. Che cosa vuol dire? Cioè bisogna basarsi sulla differenza tra quoziente intellettivo del bambino e prestazione fornita. Quindi se viene fatto una WISH, che è il test per la valutazione del quoziente intellettivo, e il bambino risulta capace con un quoziente intellettivo normale, mentre quando va a leggere e scrivere dà una prestazione scadente, non vuol dire che il bambino ha un ritardo mentale, ma che ha un disturbo d'apprendimento. La diagnosi deve prevedere anche due criteri, il criterio di inclusione e il criterio di esclusione, cioè deve includere tutte le caratteristiche che abbiamo precedentemente elencato, quindi lo scambio dei fonemi visivamente simili, quelli foneticamente simili e via dicendo, però deve escludere qualsiasi altro disturbo, quindi deve escludere un disturbo visivo, un disturbo uditivo, un disturbo da deprivazione sociale e soprattutto quello del quoziente intellettivo. La diagnosi deve essere precoce. È vero che si può fare diagnosi certificata solamente alla fine della seconda elementare, però è anche vero che alcuni segnali possono essere identificati già alla scuola materna, quando per esempio il bambino ha un linguaggio incomprensibile per l'adulto, quindi per esempio non mette gli elementi della frase nel giusto ordine, per esempio io vado all'asilo, io asilo vado, mamma io asilo vado, oppure se non ha la frase già pronta, già finita all'arrivo all'asilo. Quindi dicevo, la diagnosi deve essere abbastanza precoce per poter poi iniziare e proseguire un iter diagnostico e riabilitativo che permetta al soggetto di poter vivere una vita adeguata alle sue capacità e soprattutto alle sue aspettative. Grazie a tutti. Ci parlerà degli interventi logopedici in stretta collaborazione con la scuola e la famiglia per portare una sua autonomia al bambino insieme alla consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità, cioè di quelli che sono i suoi punti di forza, la logopedista Pina Cirigliano. Buonasera a tutti. Io intanto mi associo, diciamo, ai ringraziamenti per il comune di Filiano, per la Proloco, il dirigente scolastico. E soprattutto ringrazio principalmente gli autori del libro, Lisa e Walter, che mi hanno ancora una volta invitata a questa presentazione, hanno voluto il mio intervento, ma soprattutto li ringrazio perché loro lo sanno già, quello che dà questo libro è tanto, soprattutto per chi si trova poi tutti i giorni a condividere, diciamo, queste difficoltà, perché al di là di quello che poi si legge in tutti i testi universitari, i testi scientifici, ci sono proprio le emozioni, le reazioni di una persona che comunque ha convissuto, diciamo, proprio con questo disturbo. Quindi, diciamo, è importante soprattutto per chi si trova tutti i giorni a stare, diciamo, vicino a un bambino che ha queste difficoltà. Il mio intervento verterà principalmente sul percorso che bisogna fare quando un genitore, un pediatra, un insegnante si trova di fronte a un bambino che potrebbe essere, diciamo, un disturbo dell'apprendimento scolastico o in particolare una dislessia. Ovviamente è importante che venga fatta quanto prima una valutazione diagnostica che intanto permetterà di dare un nome alla difficoltà e in secondo luogo permetterà anche di mettere in atto, diciamo, un programma riabilitativo e prendere ovviamente degli interventi didattici mirati e specifici. Innanzitutto, lo diceva già Lisa, vediamo chi può fare la diagnosi. Secondo la legge 170 del 2010, la diagnosi deve essere fatta in un'equipe multidisciplinare, formata ovviamente dal neuropsichiatra infantile, dalla logopedista, dal foniatra e da un neuropsicologo. E la diagnosi viene fatta proprio in ospedale o nei centri convenzionati o anche in uno studio privato. Come ricordava prima, una diagnosi certa può essere fatta solo, diciamo, verso la fine della seconda classe della scuola primaria o tutto al più inizio della terza classe della scuola primaria. Ovviamente ci sono dei campanelli di allarme che potrebbero comunque portare il genitore o l'insegnante a, diciamo, ipotizzare un disturbo dell'apprendimento. Per quanto riguarda i campanelli di allarme, riguardano sia il linguaggio verbale sia il linguaggio non verbale.
Per quanto riguarda il linguaggio verbale, come ricordava Lisa, diciamo, possiamo allarmarci se un bambino ha una difficoltà a livello fonologico e quindi se il bambino fa proprio difficoltà a, con la fonologia, quindi proprio a riconoscere le sillabe o i fonemi che diciamo, compongono una parola. O anche se il bambino ha una difficoltà a livello metafonologica e quindi nella capacità di manipolare proprio i fonemi o le sillabe, la capacità di riconoscere una rima, la capacità di sillabare una parola, è un'abilità che diciamo si sviluppano nel bambino già a partire dai 4 anni. Ancora possiamo allarmarci se c'è una difficoltà a livello morfosintattico e quindi se il bambino ha una difficoltà a comprendere le frasi sia semplici sia complesse, abilità che diciamo si sviluppa già a partire dai 36 mesi. Quindi se un bambino all'asilo ancora non riesce a produrre una frase o a comprendere una frase anche semplice, potremmo ipotizzare un disturbo dell'apprendimento. Invece per quanto riguarda l'area non verbale, diciamo, dobbiamo allarmarci se ci sono difficoltà nella lateralizzazione, quindi se un bambino fa difficoltà a non riconoscere la destra e la sinistra, o ancora un bambino che per esempio produce un disegno disordinato, quindi nell'abilità proprio grafica, a livello spazio-temporale, quindi un bambino che fa ancora difficoltà con i mesi, con le stagioni, ma anche con le ore, con le partite del giorno, o soprattutto nella labilità attentiva e quindi un bambino che per esempio non ha una buona concentrazione nelle attività che svolge, diciamo, oppure che non rispetta le consegne che vengono date già all'asilo stesso, diciamo, può allarmarci. Ovviamente sono dei campanelli di allarme che potrebbero farci ipotizzare, ma che potrebbero anche poi risolversi, diciamo, prima dell'ingresso nella scuola primaria. L'indagine diagnostica viene fatta in più step, ovviamente comprende più parti e la prima parte si punta, diciamo, sull'anamnesi, che è accurata appunto e va ad escludere, diciamo, quali possono essere dei problemi che poi non riguardano l'apprendimento scolastico. E quindi andremo ad escludere una sofferenza encefalica precoce, quindi qualsiasi problema pre o perinatale o postnatale. Andremo ad indagare sullo sviluppo delle tappe motorie, prassiche, linguistiche e quindi se il bambino per esempio ha avuto un problema a livello dell'organizzazione affettivo-relazionale, dovremo escludere che ci siano state delle esperienze negative ambientali, quindi una carenza, un abuso, un trauma o soprattutto andremo ad escludere un disturbo neurologico o psichiatrico. Poi faremo una ricerca nella familiarità di DSA, quindi indagheremo se già nella famiglia vi sono stati delle persone vicine che hanno avuto questo tipo di difficoltà e poi andremo a ricercare tutti i tempi di acquisizione dei prerequisiti della lettoscrittura. Il secondo step invece va a fare un esame somatico obiettivo, ovviamente dovremo andare ad escludere che ci siano delle disfunzioni, delle alterazioni a livello degli organi che interessano poi l'apprendimento scolastico e quindi soprattutto l'apparato visivo e l'apparato uditivo. Poi faremo un esame neurologico per valutare le abilità manuali, le abilità prassiche, la coordinazione visuomotoria e qual è la dominanza, diciamo, laterale. Poi si passa agli esami strumentali, vengono fatti infatti una serie di test mirati ovviamente al singolo caso, scelti dall'operatore, che andranno ad indagare diverse aree. Innanzitutto andremo a valutare quella che è l'intelligenza generale tramite la scala WISH che ci darà il quoziente intellettivo del bambino e ci permetterà di escludere che ci sia un danno neurologico. Ancora andremo ad indagare la competenza metafonologica che quindi ci darà quelli che sono poi tutte le abilità alla base dell'apprendimento e quindi sempre per quanto riguarda l'area fonologica, metafonologica. La competenza morfosintattica, quindi se il bambino comprende e sa produrre frasi sia semplici sia complesse, e poi passeremo all'ambito prettamente, diciamo, linguistico e quindi andremo a valutare la correttezza della lettura tramite una serie di letture di parole ma anche di non parole, andremo a valutare la rapidità di lettura e soprattutto anche il dettato ortografico che andrà ad evidenziare quali sono gli errori ortografici che il bambino produce. Valuteremo ancora la comprensione del testo, la competenza visuomotoria e visuospaziale per vedere come il bambino percepisce lo spazio e quindi come è in grado di gestirlo. In questo caso valuteremo anche come il bambino rispetta il rigo, quindi se
insomma, lo percepisce e riesce poi a gestirlo, quindi proprio a scrivere correttamente. Valuteremo la memoria, sia la memoria uditiva che la memoria visiva, l'attenzione, e poi andremo all'area della matematica, che ci darà un quoziente sia numerico, quindi vediamo come il bambino sa leggere, sa scrivere i numeri, come sa contare, come sa ripeterli e quindi memorizzarli, e sia un quoziente di calcolo, quindi come il bambino opera con i numeri, le operazioni scritte, ma anche il calcolo a mente. Una volta che abbiamo una diagnosi certa e quindi sappiamo che il bambino presenta un disturbo dell'apprendimento scolastico, si passerà alla riabilitazione logopedica. Ovviamente chi è il logopedista? Il logopedista è un professionista dell'ambito sanitario che si occupa proprio della prevenzione e del trattamento di tutti i disturbi della voce, della comunicazione, ma anche di deglutizione in età sia evolutiva, sia adulta che geriatrica. Ovviamente che cosa prevede il trattamento logopedico? L'obiettivo principale del trattamento logopedico è quello di garantire un percorso scolastico sereno per il bambino, ovviamente puntando sulle sue aree di forza e sopperendo, diciamo, alle sue difficoltà. Inoltre ci permetterà di personalizzare il proprio metodo di studio, quindi di dare anche delle strategie per individuare qual è il metodo migliore per il bambino di apprendere e quindi poi di studiare. Ovviamente il bambino non deve trovarsi da solo, né tantomeno solo con il logopedista, ma avremo bisogno sempre dell'appoggio sia degli insegnanti, ma soprattutto della famiglia. Ovviamente i genitori dovranno sicuramente mai accettare il dato di fatto di un insuccesso scolastico del bambino, ma cercare comunque sempre una spiegazione. Dovranno informarsi, dovranno sicuramente cercare la collaborazione degli insegnanti, dovranno soprattutto favorire l'autostima. Per quanto riguarda invece gli insegnanti, diciamo che dal canto loro dovranno favorire l'autostima anche in questo caso, e quindi incoraggiando il bambino, lodando il bambino, dando magari anche attenzioni maggiori, e cercare anche di evidenziare quali sono le aree di forza, e quindi se il bambino magari ha una predisposizione maggiore per lo sport, per la musica o per il disegno. Non dovranno sicuramente ridicolizzarlo, quello che molte volte magari succede, quindi non dovranno definirlo pigro, svogliato, non dovranno paragonarlo ad altri, e ovviamente la cosa più importante è che dovranno attenersi al piano didattico personalizzato, che permetterà di attuare tutti i provvedimenti compensativi e dispensativi, come dalla legge 170 del 2010, che garantisce proprio una didattica personalizzata ed individualizzata. In base a questa legge, infatti, i soggetti dislessici potranno usufruire degli strumenti compensativi che in questo caso sostituiscono e facilitano le prestazioni, e quindi, come ricordavano prima, l'uso della sintesi vocale, del registratore, della calcolatrice, dei formulari, della tavola pitagorica, soprattutto delle mappe concettuali, perché poi pare sia essere la strategia migliore per un bambino che ha difficoltà nello studio. E poi abbiamo i mezzi dispensativi, e quindi dispensano proprio il bambino da alcune attività scolastiche, con quali possono essere la lettura di un brano ad alta voce, quali potranno essere i tempi aggiuntivi, per esempio per una prova sostenuta in classe. Il bambino sarà dispensato dallo studio mnemonico di formule, di date, di definizioni, sarà dispensato da prendere appunti, ma anche da effettuare, diciamo, tutti i compiti a casa. Ovviamente è molto delicato l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi, perché non dovranno mai sostituire quella che poi è la mente di un bambino che ha difficoltà, perché molte volte capita che magari il bambino si adagia poi sull'uso di questi mezzi, anche sulla calcolatrice o su una mappa o su un formulario. È bene sottolineare infatti che questi mezzi non devono differenziare anche il percorso scolastico del bambino, perché il programma scolastico dovrà essere uguale a un normodotato. Non dovranno ovviamente sostituire le capacità del soggetto dislessico, ma dovranno semplicemente essere di aiuto, essere una facilitazione per un obiettivo comune poi a quello di tutta la classe. Concludo ricordando che, come Walter sicuramente già spiegato, che le caratteristiche di un bambino con disturbo d'apprendimento sono tipiche, diciamo, in età evolutiva, ma resteranno tali anche nell'età adulta. Ovviamente quello che noi speriamo e quello che cerchiamo di dare in riabilitazione, e che speriamo insomma sia dato anche a scuola e a casa, è che il bambino deve raggiungere un accordo con questo disturbo. Ovviamente deve conviverci e deve anche riscattarsi e recuperare soprattutto la propria autostima. Solo così, diciamo, anche un bambino con difficoltà
potrà apprezzare quello che prima gli risultava ostico e soprattutto potrà provare quel piacere che solo una sete soddisfatta di conoscenza sa dare. Con questo chiudo e vi ringrazio. Qualche secondo che frolichiamo un video. Ha ripetuto la terza. Lei non ci crederà, la terza. E non c'erano miglioramenti. Mio figlio maggiore ogni anno è il primo della classe, in ogni materia. Qual è il suo problema, secondo lei? Problema? Il suo atteggiamento è un problema. Verso lo studio, verso tutte le cose. Ha sempre una scusa, fa i capricci. Non ascolta mai nessuno. Le chiedo qual è il problema e lei mi descrive i sintomi. Sta dicendo che suo figlio ha la febbre, già lo sappiamo. Perché ha la febbre? Questo le chiedo. Qual è la causa? Perché non me lo dice lei? Amanti. Gli errori, quando legge o scrive, seguono uno schema. C'è un errore che si ripete. Schema? Quale schema? Sono errori su errori. Non ha capito che c'è uno schema. Guardate. Qui. Al posto della B scrive la D e viceversa. Sono lettere che gli sembrano uguali, le confonde. E qui ha scritto Sir al contrario, scrive tante lettere al contrario, guardate. H minuscola e T minuscola, vedete? Come allo specchio. Animale, 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 l'ha scritto in tre modi diversi. Vuol dire che ha memorizzato una parola errata. Seconda cosa, confonde le parole simili. Guardi, T-O-P diventa P-O-T. S-O-L-I-D, S-O-I-L-D.
Perché fa così? È stupido? È sbogliato? No. Io penso che abbia difficoltà a riconoscere le lettere. Quando lei legge APPL e mela, lei immagina una bella mela, vero? Ishan non riesce a leggere la parola e non capisce che significa. Per leggere e scrivere è importante capire il suono e la grafia, come è importante capirne il significato. Lui non mette in pratica le capacità di base. Che sta dicendo? Le sue sono tutte scuse per non studiare. Per favore, signore, legga questo. E come faccio a leggere? È scritto in cinese? Beh, almeno ci provi, si concentri. Come sarebbe a dire scusi? Come lei faccio a leggere? Non si comporta bene, ha un atteggiamento scorretto. Io non... Mi sta prendendo in giro. Questo è il modo in cui si sente Ishan. Lui non può riconoscere l'alfabeto. La difficoltà nel leggere e scrivere si chiama dislessia. Talvolta i bambini con questo disturbo possono avere anche altre difficoltà. Per esempio, comprendere delle istruzioni complesse. Pagina 60, capitolo 8, paragrafo 2, riga 1. Confusione. Oppure... difficoltà motorie più o meno gravi. Ishan ha mai avuto difficoltà ad allacciarsi la camicia o le scarpe? Sì. Johan, se lanci una palla, lui la prende al volo? Beh, non riesce a intercettarla. Non riesce a misurare contemporaneamente dimensione, distanza e velocità. Quanto è grande la palla, quanto è lontana, quanto è veloce. Il tempo di realizzarlo e il treno è passato. E vi rendete conto? Un bambino di soli 8-9 anni che non riesce a leggere e a scrivere, né a fare le cose semplici di tutti i giorni. Non riesce a fare tutto quello che è elementare per ogni ragazzo della sua età. Come pensate che si senta? La sua autostima sprofonda sottoterra. Per mascherare la sua difficoltà combatte ogni giorno. Fa il ribelle e indisciplinato. La sua è una guerra continua. Mostro a tutti che non sono capace. No, meglio sfidarli. Lo imparano dagli adulti. Il risultato è che il ribelle viene fatto fuori. Un video illuminante. Non c'è bisogno di commenti. Prima di avviarmi alle conclusioni, vorrei ringraziare tutti voi per la presenza, soprattutto i genitori e i docenti dell'Istituto Comprensivo Avigliano Frazione Filiana. Un grazie alla professoressa Sant'Arsiero, Carmen Sant'Arsiero, per la sua lettura stilistica, letteraria del volume. Un grazie a Carmen Fortunato, abbiamo scoperto un'ottima lettrice. Vi ho già detto che la sfrutteremo in seguito. Un grazie al dirigente scolastico Giovanni Zaccagnino per il suo intervento e per la collaborazione fornita dalla scuola, da tutta la scuola nell'organizzazione di questo incontro. Un grazie a Walter Carretta per la sua testimonianza. Io penso che ci voglia coraggio per uscire allo scoperto e lui l'ha avuto e noi tutti lo apprezziamo. Un grazie a Risa Romualdi e a Pina Cirigliano per averci fornito tante indicazioni utili per approcciarsi in modo giusto, sia come insegnanti, come genitori, ma anche come cittadini qualunque. Io direi che il volume che potete trovare in fondo e in vendita, vi invito a acquistarlo e a leggerlo. Il volume è utile anche a chi non deve affrontare la dislessia, ma si trova di fronte a problemi di autostima e di mancanza di motivazione. Autostima, l'abbiamo sentito tante volte. Concludo dicendo che il nostro incontro vuole andare nella direzione di informare della dislessia, soprattutto chi non ce l'ha,
e non riesce a capire che coloro i quali convivono con la DSA hanno molte difficoltà, ma la più grande è quella di confrontarsi ogni giorno con chi disconosce questo disturbo. Grazie a tutti.